Ciao ragazzuoli, sono Broadwell e quest'oggi ho intenzione di parlarvi di una persona, in particolare di quanto la concerne. Greta Thunberg, questa ragazzina svedese affetta dalla sindrome di Asperger, che da inizio anno fa tremare il mondo con la sua accorata battaglia per il clima. Ha avuto il coraggio di girare per tutto il mondo per andare a dire ai politici, agli industriali e via dicendo quello che onestamente tutti noi avremmo voluto dire. Ma lei lo fa con uno scopo. Non è una teoria, purtroppo. Stiamo distruggendo il nostro pianeta. E Greta ha avuto il coraggio di recarsi dai più diretti responsabili a dirgli in faccia che sono degli idioti. Lineare, no? Insomma, capisco che abbiate degli interessi economici, però il mondo è quello. Ci viviamo tutti, se lo distruggete, si crepa tutti. Non è che c'è molto da dire. Questa ragazzina ha dimostrato di avere un paio di gonadi. Bene o male della taglia di un elefante, se non di più, perché in tutta onestà come faccia a camminare con quelli così grandi è un ottimo mistero. Bisogna comunque, ci vuole parecchio coraggio per andare a dire a chi è più potente di te come la pensi. E in tutta onestà capisco che questi politici, questi industriali corrotti ce l'abbiano con lei. Perché in fondo gli sta andando a rompere le uova nel paniere, no? Come si suol dire, insomma, questi che speravano di sfangarla con le loro politiche orripilanti, perché va detta, orripilanti, si sono trovati di fronte a qualcuno che dal basso della sua età, dal basso di quelli che molti dicono essere un suo difetto, un handicap, che la porta ad avere una sorta di mutismo selettivo, ha trovato il coraggio di superare le sue difficoltà, di scioperare di fronte al Parlamento e poi di andare a prendere parola nei parlamenti di tutto il mondo per esprimere la sua rabbia, la sua più che giusta rabbia. E come ho detto, a questi industriali, questi politici, no, un po' posso dare comprensione, perché appunto quello che sta facendo Greta li sta mettendo allo scoperto, li sta portando allo scoperto, scusatemi, dimostrando quanto siano inumani, quanto questa loro perpetua ricerca del guadagno sia mostruosa. Pensiamo a un esempio su tutti, Donald Trump col suo uscire dall'accordo sul clima, il suo riaprire le miniere di carbone e in generale innalzare i livelli di inquinamento atmosferico a dei livelli mostruosi, contribuendo ad accelerare la catastrofe climatica che ci sta aspettando. Pensiamo a, ne abbiamo già discusso, Bolsonaro e via dicendo. Quindi che queste persone abbiano da ridire, lo capisco. Quello che non capisco sono i poveracci. Quelli come me, quelli come voi. Cosa c'è? Perché vi dà fastidio? Gente come quell'ignorante della, come si chiama adesso? Pensate un po', ci pensavo fino a prima, adesso mi è passata di mente. La Rita Pavone, che mentre vuoi dire, mi sembra la bambina di un film dell'orrore. Almeno lei sembra una bambina. Una che ha fatto successo solo perché ha fatto Gian Burrasca. E basta, perché comunque la gente la esalta tanto, ma ha ben fatto poco, a parte quello, siamo onesti. Oppure tutti quelli che su internet
di fronte alle proteste di questa ragazzina, con un coraggio straordinario, va a dire frasi decisamente poco fini riguardanti la sua vita sessuale. Ci pensa tanto perché ancora non ha preso il... capito, no? Insomma, non ha ancora perso la verginità, mettiamola così. Io non vi capisco. Peggio ancora, questa mattina a Roma, un gruppo che poi si è identificato su Facebook sotto il nome di Lo Sveglio, quindi di più l'idiota, ha appeso, impiccato, per meglio dire, a un ponte di Roma un pupazzo di Greta con un cartello di fianco con su scritto Greta è il vostro Dio. Perché? Posso saperlo? Posso sapere perché dovete essere così fortemente antagonistici rispetto a una ragazzina che sta provando a smuovere la coscienza collettiva per salvare il mondo? Ma siete come quegli idioti di famiglia cristiana che dicono che Greta si sta muovendo per colpa del, cioè sta facendo i favori del diavolo, che il suo riscaldamento globale è colpa del demonio e che le industrie, via dicendo, non cercano nulla. Siete di quel branco di ritardati lì? Chiedo scusa a tutti i ritardati che magari guarderanno questo video, non ho niente contro di voi, è solo un modo per definirli e non voglio assolutamente insultarvi. Mi rendo conto che queste persone sono di gran lunga al di sotto anche dell'ultimo fra voi. Perché qui non c'è un deficit mentale dal punto di vista patologico come può essere in una persona cosiddetta ritardata. Questo è un deficit di intelligenza dovuto al fatto di essere degli idioti, degli stupidi idioti, della gente orribile. Una ragazzina che invece di postare su Instagram le sue foto di lei con i labbroni all'infuori o mezza nuda, ha scelto l'impegno sociale. Questa ragazzina che ha preso su e ha creato un movimento di gente che si interessa al futuro del pianeta. Poi lasciamo stare che ci sono le manifestazioni dove gli idioti comunque sporcano in giro. Però, che cosa c'è di male? Solo perché ha più intelletto di quegli idioti che scrivono come sono bella con la K davanti su Facebook o Instagram, o che riportano delle frasi da bacio perugina in giro invece di fare qualcosa di utile. Lei fa qualcosa di bello, davvero. Perché la odiate? Perché agire in questo modo? Cioè, seriamente, cioè, già, come vi ho detto, già mi ha fatto imbufalire la pavone con quello svarionato di sembra una bambina del film horror. Ma questi che hanno impiccato un pupazzo di Greta? Impiccarla? Ragazzi, ma che problemi avete? Ma che problemi avete, scusate? Poi l'epiteto lo sveglio. Vi credete svegli? Davvero? Davvero? A dare addosso a una ragazzina che sta dando tutto per aiutare il mondo di tutti noi, eh. Non è che sta dicendo smettete di sporcare attorno a casa mia. Sta dicendo ragazzi, dobbiamo provvedere in fretta perché col suo riscaldamento globale stiamo distruggendo il mondo. Lo stiamo rendendolo inabitabile. Scusatemi, lo stiamo rendendo inabitabile. E inabitabile non vuol dire inabitabile per i poveri, vuol dire inabitabile per tutti, per cui anche gli industriali si devono svegliare. Invece di questa gente che dice, vabbè, tanto il mondo sarà distrutto quando io sarò già morto, cosa me ne frega. Lei vuole una presa di coscienza collettiva. Ditemi cosa c'è di male in tutto questo. Perché la aggredite?
Voi che siete i poveracci, che siete i primi a trarre beneficio da tutto ciò, i primi che avranno un vantaggio se effettivamente si comincerà ad agire per migliorare il mondo, voi che magari non vi potete permettere le megaville con i condizionatori, i depuratori, tutte quelle storie lì, voi che dovete vivere con i comfort di base, se la situazione planetaria migliorasse, o quantomeno smettesse di peggiorare, non vivreste meglio. Sarò stupido io magari, ma non vivreste meglio. Non dovreste esaltarvi all'idea che una ragazzina ha scelto di prendere un impegno politico e sociale attivo. Ma sono solo io che ritiene che queste generazioni che se ne fregano della politica, siano generazioni sprecate. E che quando una persona effettivamente di quell'età mostra interesse per questa sfera, dovremmo solo baciarci i gomiti. Io non capisco questo odio. Io non lo capisco. Ma ve lo dico in tutta onestà. Questa ragazzina qui sta facendo di tutto per salvarci, tutti noi. Tutti quanti, con tutti quei 7-8 miliardi di persone che siamo, se lo status globale migliora, ne beneficiamo tutti. Allora perché l'attaccate? Greta non è il nostro Dio. Greta è un paria. Greta è una punta di lancia. È la punta di diamante di un movimento da lei stessa iniziato, che potrebbe portare effettivamente a un miglioramento, che dà voce a quello che tanti singoli pensano da tempo. Lei che ha avuto il coraggio di uscire dalla massa, metterci la faccia e combattere per ottenere un risultato. Cioè, il fatto che voi non abbiate avuto il coraggio di fare questo, vi disturba tanto? Ma specialmente a Roma, che ogni 2 mesi arriva il mega servizio sul telegiornale che annegate nei rifiuti. Se si cominciasse a prendere dei provvedimenti per migliorare questa situazione, no, non ne sareste felici. Così è, dubbio mio, non ne sareste felici. Se smetteste di avere delle pile di rifiuti per strada alte quanto le persone, non sarebbe bello. Così è, per sapere. Poi magari mi sbaglio io, eh. Magari a tutti quelli dello sveglio fa piacere. Chi lo sa? Magari, che ne so, siete dei collezionisti di spazzatura e vi piace camminare di fianco a dei sacchetti di spazzatura che oramai si muovono per le tane di ratti all'interno. Oh, se vi fa piacere, scusatemi. Scusate, non volevo interferire con le vostre vite. Ma nel momento in cui una ragazzina si attiva per far del bene, perché bisogna darle addosso? E poi scusatemi, codardi, codardi e schifosi, non nascondetevi dietro uno pseudonimo. Venite alla luce, andatela a dire, avanti, andate, uscite dai vostri nascondigli, schifosi leoni da tastiera, e andate a dire: io, tal dei tali, ho fatto questo. Io sono disgustato da Greta, io ho impiccato il suo manichino. Non vi nascondete dietro un nome. Non vi rende dei valorosi, non vi rende degli anarchici, dei rivoluzionari. Vi rende degli idioti e basta. Non è che c'è molto da dire. Io non capisco, ma probabilmente lo stupido sono io. E io, niente, sperando che anche voi siate idioti quanto me e non capiscano il motivo per dare addosso a questa bambina prodigio, vi saluto. Ciao ragazzuoli.